Sono ormai passate 2 settimane da quando il nuovo capitano della compagnia dei carabinieri di Sala Consilina, il capitano Domenico Mastro Giacomo, è qui nel Vallo di Diano. Noi siamo venuti a conoscerlo, a farlo conoscere ai cittadini del Vallo di Diano. Allora, capitano, prima di tutto, buongiorno. Com'è stata l'accoglienza nel Vallo di Diano? Buongiorno innanzitutto, l'accoglienza nel Vallo di Diano è stata ottima e anche diciamo, le mie impressioni sulle popolazioni sono state molto molto buone. Quindi lei proviene da Benevento, dove ha diretto il nucleo investigativo a Benevento. La prima cosa che le chiediamo, quali sono un po' le differenze tra questi due territori che lei ha potuto cogliere già in pochissimi giorni? Le differenze sono innanzitutto nel Vallo di Diano una forte presenza di stranieri che a Benevento era, diciamo, inesistente e la concentrazione soprattutto nell'area di Sala Consilina di numerosi commercianti di autovetture, nonché diciamo, l'influenza dell'autostrada che comunque vede il transito di numerose persone, merci, nord e sud Italia e viceversa. Quindi una zona, diciamo, di passaggio, e questo può comportare anche dal punto di vista operativo alcune conseguenze importanti. Certamente, sicuramente non interessa Sala Consilina o i comuni limitrofi, però diciamo, il passaggio comporta sempre dei riflessi che potrebbero essere per esempio soggetti che si fermano momentaneamente nell'area, commettono dei furti, reati predatori ed altre cose, tant'è che alcuni arresti che abbiamo fatto nel primo periodo sono soggetti tutti esterni all'area diciamo, di Sala Consilina, gente che viene, commette reato e poi riparte, facilitati proprio dalla presenza dell'autostrada che gli permette in modo veloce di lasciare l'area. Benissimo, capitano, lo diceva lei prima, poche settimane che lei è qui, però già le operazioni portate avanti dalla compagnia dei carabinieri di Sala e delle stazioni che dipendono da Sala Consilina sono state numerose. Ecco, qual è la vostra prima impressione su quella che sarà l'operatività qui nel Vallo di Diano? Diciamo, l'obiettivo primario è la vicinanza dell'arma alla gente, cioè affrontare soprattutto i problemi piccoli che comunque pesano sulle persone, senza comunque disdegnare poi la criminalità organizzata o le altre cose. Un altro degli obiettivi primari, dicevo prima, è il controllo degli stranieri, perché c'è una forte presenza di stranieri. Tra l'altro, ultimamente arricchita anche da un centro di accoglienza di Arena Lucana che ospita 51 cittadini extracomunitari richiedenti asilo politico. Questi sono gli obiettivi, poi man mano, conoscendo il territorio, cercheremo anche di fare dei servizi a tema che riguarderanno specifici settori, anche di attività commerciali, perché poi le finalità non sono solo quelle di arrestare le persone, ma anche di controllare altri settori che potrebbero essere per esempio la sicurezza pubblica, i cantieri edili, attività di rivendita di autovetture, eccetera, eccetera. Benissimo, capitano, anche una particolare attenzione al rispetto delle norme, del codice, per esempio, stradale, per il quale probabilmente c'è un po' di disattenzione. Allora, quello, diciamo, il rispetto delle norme è sottinteso. Tra l'altro, proprio recentemente, 2 giorni fa, abbiamo fatto un piccolo servizio concentrato sui comuni di Sala Consilina, Sassano e Teggiano e abbiamo notato in tema di circolazione stradale che i cittadini raramente utilizzano le cinte, raramente utilizzano il casco, ma questo prescinde dalla semplice, tra virgolette, contravvenzione, perché qua parliamo di sicurezza personale, perché in un territorio come quello di Sala Consilina, con strade che hanno una pendenza, che talvolta arriva anche al 50-60%, fare un incidente col motorino, sarebbe sicuramente, diciamo, mortale o comunque potrebbe provocare al conducente conseguenze gravi. Questo è un appello che io rivolgo ai cittadini, non tanto per il rispetto, ripeto, della legge, ma quanto per la sicurezza proprio degli utenti della strada e soprattutto dei ragazzini, perché ne ho visti tanti che corrono lungo le strade di Sala Consilina senza casco e senza rispettare le norme minime di sicurezza.
Benissimo, capitano, noi le auguriamo buon lavoro e sicuramente ci rivedremo nel corso dei prossimi mesi. Grazie e buon lavoro anche a voi.